Beh, io porto, ragazzi, non so voi, ma io in vacanza porto anche il cibo. Nintendo, ti prego, aggiorna Animal Crossing. Ti amo. Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Allora ragazzi, come sapete, l'estate è il periodo più brutto dell'anno perché c'è un caldo della Madonna, ma non solo per questo, cioè l'estate è come stagione sicuramente molto bella, andiamo a mare di qua e di là, ma dal punto di vista delle varie attività, eccetera, è un periodo un po' particolare. Anche su YouTube si presenta un calo che è abbastanza evidente, ma semplicemente perché la gente, dopo il lockdown, eccetera, preferisce uscire e andare a mare o fare altre cose. Quindi anche dal punto di vista dei videogiochi si presenta un calo durante l'estate perché non abbiamo il tempo di stare sempre attaccati ai videogiochi, anche perché le console mandano molto molto calore e quindi si suda. E io ne so qualcosa perché veramente c'è un caldo pazzesco. Meno male che c'è il mio amico condizionatorino. Ti amo. E senza di lui non potrei vivere in estate, però grazie, grazie, sono contenta che esista nella mia stanza. Quindi anche i videogiochi hanno un notevole calo in estate, però molte persone vanno in vacanza oppure vanno nelle proprie case estive o vanno al mare o fanno altro oppure non fanno niente, questo è un altro discorso. Quindi oggi ho deciso di mettere nel mio zaino da viaggio alcuni giochi che vi consiglio di portare con voi in estate o comunque in vacanza o nelle case vacanze o portateli dove volete. In sintesi vi consiglio dei giochi molto fresh da giocare in estate, quindi giochi che non sono troppo impegnativi, giochi che non hanno una storia da seguire attentamente, giochi che sono per passatempo, quindi vi consiglierò questa tipologia di giochi che ho messo nella mia borsa da viaggio, che se non la vedete è di Zelda. Che a proposito, ragazzi, esce domani e quindi dovrei riuscire ad avere la copia domani e portare la live perché giocherò tutto il gioco, spero tutto, spero, insieme a voi durante le live. Non riesco a fare gameplay offline, proprio no, morirei, morirei. Quindi ce lo giochiamo in live insieme, anche perché è più interessante. Quindi, ragazzi, adesso apriamo lo zaino. Io, come al solito, vi chiedo un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Nello zaino ho messo tantissimi giochi che mi piacciono, cioè tantissimi giochi che possiedo, ma comunque che mi piacciono. Magari alcuni di voi non sono d'accordo con le mie scelte, però ci sta, ognuno ha dei, ognuno di noi ha dei gusti diversi, quindi potreste non essere d'accordo con me, o comunque potreste essere d'accordo con me, va bene. Detto questo, apriamo lo zaino perché ho messo veramente tantissimi giochi. Allora, innanzitutto usciamo le cose che non ci servono più. Io porto, ragazzi, non so voi, ma io in vacanza porto anche il cibo. Scusate, voi non mangiate in vacanza, cioè è il mio zaino degli snack, che cioè io porto tutta questa roba. Ho detto zaino dei videogiochi. Sto facendo anche pubblicità occulta. Ok, giuro che ho tolto quasi tutto. Quasi. Ok, giuro che non c'è più niente. Adesso andiamo a prendere i giochi. Li prendo a caso perché li ho messi nello zaino. Ovviamente questa è una cosa simbolica, non dovete per forza portare la copia fisica, dico, è sottointeso. Partiamo con il primo gioco che vi consiglio, che è Super Smash Bros. Tutti i giochi che vi consiglio sono dei giochi che sono meno impegnativi, però per alcuni serve sempre il Nintendo Switch Online. E questa cosa potrebbe interessarvi dal punto di vista della connessione a internet, perché a volte nelle case estive molti di voi non hanno internet perché è una casa dove si va appunto in un determinato periodo dell'anno e non si sta moltissimo. Però eventualmente con i telefoni di oggi potete fare l'hotspot, quindi potete eventualmente riuscire a giocare lo stesso. Il secondo gioco, ragazzi, è Leightons. Se ve lo siete persi, ieri abbiamo iniziato la live di Leightons. È una storia molto molto bella, piena di colpi di scena, ma sostanzialmente il gioco consiste nel risolvere enigmi. Quindi è veramente un passatempo molto molto carino. Certo,
se devo essere sincera, gli enigmi non sono proprio facilissimi, quindi secondo me questo gioco non è per tutte le età, perché veramente alcuni enigmi, come avete visto ieri live, erano anche abbastanza difficili. Più si va avanti, più comunque gli enigmi diventano difficili. Il terzo gioco che vi consiglio, ovviamente, è Mario Kart, ragazzi. Mario Kart va bene ovunque, perché potete giocare sia offline, quindi vi potete allenare con le piste, potete prendere i trofei, oppure se avete la possibilità di giocare online potete comunque continuare a giocare online, però di base Mario Kart va bene lo stesso, anche se non avete internet, perché raga, è Mario Kart, cioè non ho nemmeno bisogno di parlare su Mario Kart. Ma andiamo avanti, ragazzi, perché lo so quello che volete. Ovviamente ho messo anche Splatoon 2, ma la difficoltà di Splatoon, come ho detto prima, è la linea internet. Mentre ad esempio Mario Kart voi lo potete giocare anche offline, Splatoon in realtà è totalmente online, quindi se sapete che non avete la connessione, eventualmente lasciatelo a casa Splatoon, ragazzi, perché Splatoon è quasi totalmente online, quindi vi consiglio di portarlo solo se eventualmente avete la linea internet. Continuiamo, perché restano almeno 3 giochi. Tocco 3 giochi. Non poteva non mancare Animal Crossing, ragazzi. Potreste portare solo Animal Crossing e basta. Cioè, non avete bisogno di altri giochi. Basta solo Animal Crossing. Ovviamente Animal Crossing è un gioco rilassante, infinito, quindi va bene in qualsiasi situazione, soprattutto perché potete giocare offline, ma potete fare veramente quello che volete. Non avete bisogno di seguire una storia e quindi non è un gioco che vi impegna tantissimo, perché potete dedicare tutto il tempo che volete, da 5 minuti a un'ora o 24 ore, come faccio io. Ma speriamo veramente in un nuovo aggiornamento, Nintendo. Ti prego, aggiorna Animal Crossing. Ok, torniamo a noi. Poi ho messo Brain Training. Per pronunciarlo mi devo impegnare. Brain Training. Questo gioco allena la mente, quindi ragazzi, è molto carino, potete giocare anche con il touch, secondo me ne vale la pena per esercitare la mente, cosa che non facciamo mai, soprattutto per quanto riguarda la matematica, perché non sono capace. E poi, come ultimo gioco, ma non ultimo perché ci sono anche dei giochi digitali che non vi ho consigliato, io porterei una new entry che è New Pokémon Snap. Lo trovo veramente super rilassante, un gioco da fare la sera sul letto quando non avete voglia di giocare a niente. Vi mettete sulla vostra macchinetta e iniziate a scattare foto. Secondo me è il miglior gioco da fare di sera sul letto. Fantastico. Allora, non ho altri giochi nello zaino, ma come vi dicevo ci sono dei giochi che possiedo in maniera digitale sulla Nintendo Switch. Uno di questi che vi consiglio è il nuovo Super Mario Golf, che poi in realtà è Mario Golf, ogni volta io metto Super davanti, comunque Mario Golf Super Rush, quindi ve lo consiglio veramente tanto, perché è un gioco dove potete giocare sia da soli che con gli amici, con i familiari eccetera, ma potete fare anche l'avventura golf, ed è uno di quei giochi che non è impegnativo perché non ha un'avventura che dovete seguire attentamente come può essere Zelda o un altro gioco RPG, quindi assolutamente Super Mario Golf, scusate. E poi infine io vi consiglio il gioco di Uno. Non so perché, l'ho scaricato e sono entrata in fissa con le partite di Uno. Ragazzi, bellissimo, anche perché potete cambiare anche le carte, potete comprare ovviamente con i soldi reali, anche il dorso delle carte. Veramente carina l'applicazione di Uno per Switch, ma esiste anche per smartphone, quindi a prescindere magari non serve per forza su Nintendo Switch. E questa è la lista dei giochi che vi consiglio da fare in estate o in vacanza, perché sono i giochi che vi impegnano meno, sono divertenti, sono rilassanti, sono tranquilli e soprattutto non vi fanno sentire troppo caldo. No, questa cosa non c'entrava nulla. In ogni caso, ragazzi, questa era la mia lista, non so se siete d'accordo, fatemelo sapere sotto nei commenti, oppure eventualmente scrivetemi i giochi che giochereste voi in estate. Detto questo, io vi invito sempre a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!